sarà l'assetto organizzativo di questa amministrazione che lei si appresta a guidare? Adesso stiamo cercando di vedere i conti, perché ancora non abbiamo esattamente bene la situazione. L'assetto, abbiamo fatto l'assessore, c'è stata qualche piccola polemica sul giornale, non riesco a capire perché, non sapevo. Speriamo che si è parlato del PD, che sì, è stato parlato del PD, però le posso dire che il 98% di voti è stato dato con il PD. Abbiamo dato anche la io ho fatto il punto assessore. L'assessorato del vice sindaco e il secondo è il così come sono stati detto. Speriamo di essere più là e concordi con tutti, sperando di lavorare per il paese, però per il paese che già dalla lista è scritto nella lista stessa di sì per l'unità, vogliamo accumulare tutto il paese nell'unità veramente. Ecco, quindi le polemiche che ci sono state nei giorni scorsi sui giornali da parte di una parte della sezione del Partito Democratico possono considerarsi chiuse? Io spero di sì. Ieri sera abbiamo fatto una riunione, tutto il partito, tranne i due coordinatori, non so come mai, a Stefanacoli in un paesino, e abbiamo fatto 27 tesseri, ci sono due coordinatori, l'ho fatto il secondo coordinatore, non lo so, anzi, lo conosco e non ha fatto neanche la testa della nostra sezione, quindi questi coordinatori non so chi l'ha letto, noi avevamo Carullo come coordinatore, ma perché era da anni l'organismo non ci sono ed è rimasto per lui, però non so chi l'ha letto, dove l'hanno letto e chi sta portando avanti questo tipo di ragionamento che non riesco a capire. Allora in seguito discuteremo e parleremo di un altro grazie. Buonasera a